Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 15. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Stagione 15, episodio 167. Ciao, mio podcasting. Ocean Circulation, Tipping Points and the Public Climate Debate. È di questo che andremo a parlare. Circolazione oceanica, tipping point nel dibattito pubblico sul clima. Questa è in pratica la traduzione e sintesi in italiano della conferenza gratuita che potete rintracciare in YouTube, e anche, diciamo, il link lo trovate come al solito in descrizione di questo file che vi catapulta sul blog Mio Radar. La web conferenza è del professor Ramstorff, intitolata appunto Ocean Circulation, Tipping Points and the Public Climate Debate. Dunque, che cosa vi posso raccontare io in questa versione, diciamo, di podcast più contratta rispetto alla bloggata? In pratica il professor Ramstorff, diciamo, era ospite in questo webinar a Dublino e racconta appunto di una serie di cose, tra cui praticamente che con le ricerche oceaniche che ha fatto è ormai chiaro che almeno 22.000 anni di temperature medie sulla Terra, praticamente stiamo vivendo nell'Olocene, e questo è un periodo che parte dall'ultima era glaciale, dopo la quale gli esseri umani scoprirono l'agricoltura diventando stanziali ed abbandonando il nomadismo per poi iniziare a costruire città. Ecco, le temperature sono molto alte e per trovare un equivalente delle temperature odierne occorre tornare indietro all'era interglaciale, che era più calda di quanto fosse, diciamo, fosse oggi. Questa differenza di temperature nell'era interglaciale fu causata da un'anomalia nell'orbita terrestre, fu appunto detto il ciclo di Milankovitch. Oggi abbiamo modelli paleoclimatologici che possono riprodurre quanto accadde in passato a causa appunto delle variazioni orbitali della Terra, che normalmente accadono con un intervallo approssimativo di circa 15.000 anni da oggi. Ecco, se è parecchio distante la prossima glaciazione, e non è nemmeno detto che si vada praticamente a beccare dato l'alto livello di CO2 in atmosfera. Nella seconda parte della conferenza il professor Ramstorff inizia a parlare della circolazione oceanica, che può essere facilmente sintetizzata con un cartone animato, nel senso che la corrente rossa porta acqua calda e riscalda la parte del Nord Atlantico, la corrente più profonda vicino alla Groenlandia, ed è il nastro blu quello che porta acqua fredda, molto salata, che poi, scorrendo a grande profondità, il flusso scende verso il polo sud. Ecco, il nastro rosso, che sarebbe la corrente del golfo di superficie, è anche conosciuta appunto come AMOC, corrente del golfo, porta acqua calda in un clima più mite all'Islanda, Irlanda, Gran Bretagna, Norvegia, Nord Atlantico e Mar del Nord. Ecco, tanto per intenderci, l'AMOC, ossia la corrente del Golfo, scorre in superficie appunto dalla Florida verso il Nord Europa. La cosa più importante è che il nastro trasportatore sprofondi come acqua fredda molto salata, avviando tutto il flusso del grandissimo nastro trasportatore che scorre in tutto l'Atlantico. Quindi il professor Ramstorff, quando si riferisce, diciamo, all'AMOC, è soltanto un pezzo del grandissimo nastro trasportatore detto appunto circolazione atlantica meridionale. Poi scorre a grandi profondità questa acqua fredda molto salata e poi va praticamente fino al polo sud. Un paio di anni fa il professor Ramstorff ebbe a uscire un articolo sul New York Times che appunto si diceva che la corrente del Golfo era molto debole, c'erano grandi rischi di imminenti cambiamenti sulla corrente del Golfo. Questo articolo era scritto molto bene, faceva riferimento a ricerche di scienziati in corso, e l'articolo fu anche validato da una commissione di scienziati che lo definì un articolo corretto e molto ben informato sullo stato dei fatti.
sono poi modelli più complessi sulla circolazione oceanica prodotti dalla NASA, che illustrano in modo corretto la grande turbolenza di questo grande processo naturale. Ecco, quello che succede nella grande circolazione atlantica è solo un pezzo di tutto quello che succede in tutti gli oceani del mondo, in cui c'è una complessa rete di grandi correnti di acqua calda in superficie e grandi correnti sottomarine di acqua salata fredda. Ci sono due punti di inabissamento, uno nel Nord Atlantico vicino alla Groenlandia e l'altro vicino al Nord America, tra il Nord America e l'Islanda. Ecco, mentre gli altri due punti di inabissamento sono tutti vicini al continente invece del Polo Sud. Questi quattro punti sono estremamente importanti perché ventolano gli oceani profondi, perché l'acqua salata fredda che sprofonda è anche molto ricca di ossigeno. Ma se l'acqua appunto sprofonda, poi c'è deve essere dell'altra acqua che dal basso salta fuori, ed è quella che risale dalle profondità marine, che porta con sé tanti elementi nutritivi di cui il plancton si nutre, e il plancton è l'elemento base della catena alimentare degli oceani. Ora, le ultime previsioni dell'IPCC danno per un forte riscaldamento oltre il 2100. Però diciamo si è già manifestata in Nord Atlantico una grossa bolla blu fredda, di cui i modelli IPCC non ne hanno la minima idea da cosa questa è prodotta. I modelli invece del professor Ramstorff spiegano perfettamente che cos'è questa bolla blu, ed è anche un evento sentinella di un imminente blocco della corrente del Golfo, perché praticamente questa bolla blu è stata risimulata dentro i modelli climatici del professor Ramstorff. Si genera sia con l'acqua fredda dolce dal melting della Groenlandia, quanto in questa zona poi viene a crearsi una grande macchia blu prodotta appunto sia dal melting di ghiacciai della Groenlandia e del Labrador. L'acqua fredda dolce ha impatto nell'Atlantico sino a 200 metri di profondità. Il fenomeno è iniziato nel 1998, diventando sempre più evidente. Il fenomeno è stato studiato appunto a fondo dalla NASA con un modello matematico fluido dinamico che spiega il processo. Cosa succede in quell'area quando sale il livello di CO2? Ecco, si ha un raffreddamento dell'Islanda e del mare del Nord Europa ed un eccessivo riscaldamento delle acque prospicienti in Nord America a causa di un rallentamento della AMOC, che inizia a roteare su se stessa e non risale più verso il Nord Europa. E questo è esattamente quanto è stato osservato sinora dalle misurazioni di satelliti sino alle temperature del Nord Atlantico. Ecco, questo fenomeno approssimativamente equivale a un rallentamento ulteriore di un 15% dell'AMOC. Lo stesso pattern è stato poi studiato sul modello climatico CMIP6, che in maggior dettaglio ha mostrato gli stessi risultati, rimanendo coerente con la misurazione dei dati del satellite. Dunque, è solo dal 2004 che si è iniziato a studiare con dati numerosi il Nord Atlantico e sono quindi insufficienti per un modello climatico, ma dai sedimenti è stato possibile ricostruire i cambiamenti dell'AMOC, potendo alimentare un modello paleoclimatico. Ecco, tutte le misurazioni estratte dai sedimenti mostrano un calo della portata dell'AMOC negli ultimi 100 anni. Ci sono oltre 7 metodi di stima e ricostruzione di dati e tutti collimano sul trend, quindi l'informazione climatica è robusta. L'AMOC è attualmente molto debole rispetto agli ultimi 100 anni e questo è interessante, in quanto molti modelli climatici prevedevano un danno alla corrente del Golfo come effetto del cambiamento climatico, però non prima del 2100, perché appunto in questi modelli climatici non si praticamente conteggiava il melting della Groenlandia. Dunque, che cos'altro vi posso dire? Ecco, il modello di IPCC appunto non valutava l'impatto dello scioglimento della Groenlandia. Quindi la data del 2100, dice il professor Ramstorff, non è coerente, perché il modello IPCC sicuramente sottostima, ripeto, il modello IPCC sicuramente sottostima la sensitività dell'AMOC al cambiamento climatico, in quanto non si è mai aggiunto modello climatico IPCC il flusso di acqua dolce dalla Groenlandia in scioglimento.
Dunque, il professor Ramstorff parla poi di tipping point, il ghiaccio della Groenlandia, la riduzione del ghiaccio in Artico, il permafrost che si scioglie, le foreste boreali che si incendiano, il blocco della Amok, la foresta amazzonica che si secca, la morte dei coralli, la perdita di ghiaccio in Antartide, accelerazione della perdita di ghiaccio in Antartide. Ecco, sono tutti i tipping point che interagiscono tra loro come un effetto domino. Dunque, ad esempio, lo scioglimento della Groenlandia impatta sul blocco della Amok, quindi della corrente del Golfo. Il blocco della corrente del Golfo impatta sulla desertificazione dell'Amazzonia, perché mutano gli alisei dei monzoni. Il mutamento degli alisei dei monzoni che causano appunto la desertificazione in Amazzonia causano poi come impatto un minor assorbimento della CO2 e quindi un'accelerazione del cambiamento climatico con innesco a catena di altri tipping point, come appunto un effetto domino. Si valuta al momento, allo stato delle informazioni scientifiche attuali, che con un incremento medio di più 1.5 gradi, 2 gradi, ecco, si inneschi lo scioglimento della Groenlandia ed un'accelerazione della perdita di ghiaccio in Antartide. Con un incremento tra i 2 gradi e i 3.7 gradi si innesca la desertificazione in Amazzonia e gli impatti sui banchi subglaciali antartici. Con un incremento di 3.7 gradi e i 6 gradi si innesca il blocco dell'Amok ed il collasso di tutto il permafrost. Attenzione! Il professor Ramstorff parla appunto poi di tipping point con equilibrio bistabile, come quello dell'Amok, in cui ci sono due diversi equilibri che condividono un'ampia zona di instabilità, per cui per effettuare una reversibilità del sistema non si deve passare un punto limite, ma tutta un'area molto ampia, perché il sistema ha raggiunto un nuovo punto di equilibrio ed impedisce un ulteriore cambiamento che di sicuro non avviene in 100 anni. Ecco, una serie di modelli matematici costruiti su alcuni tipping point prevedono un possibile blocco dell'Amok tra il 2020 e il 2050, perché quando un sistema subisce una variazione e non rientra nei suoi parametri normali dopo poco, ecco, vuol dire che il tipping point è molto vicino. Sono modelli matematicamente corretti, molto discussi nella scienza, ma è interessante notare che i risultati previsti a questi modelli collimano con quello dello studio dei coralli come eventi sentinella. Quindi la salute e crescita dei coralli è connessa alla Amok, dove si osserva un'autocorrelazione con un trend che è robusto e coerente con quanto appunto osservato dai modelli astratti, e tutto confermerebbe che siamo davvero molto prossimi ad un tipping point con il blocco dell'Amok. Quindi nella conferenza il professor Ramstorff in sostanza che cosa dice? 1. Che la corrente del Golfo si sta indebolendo. 2. La corrente del Golfo ha un tipping point. 3. Non è ancora certo quanto il tipping point del blocco della corrente del Golfo sia vicino o lontano. 4. Studi recenti indicano che il tipping point della corrente del blocco della corrente del Golfo è più vicino di quanto si possa pensare rispetto alla primigenia valutazione di 3.7 gradi e 6 gradi di incremento climatico. E questa valutazione potrebbe essere errata proprio per il fatto che sia nei modelli di IPCC non si è mai tenuto conto dell'acqua dolce fredda che si scioglie e che casca dalla Groenlandia nell'Oceano Atlantico. Ecco, il discorso dei tipping point nel dibattito pubblico. Ecco, l'esistenza dei tipping point climatici è nota agli addetti del settore, ma nella pubblica percezione è sconosciuta. Inoltre i mass media mentono ai cittadini presentando fatti scientifici inesistenti, come quello appunto che i mass media raccontano che non ci sarebbe consenso scientifico sull'esistenza del cambiamento climatico. Ma questa è una balla, perché i mass media sono pagati dalle lobby della Shell, della Exxon, Chevron, Total, British Petroleum, Eni e quant'altro, che spendono un totale di oltre 15 milioni di dollari all'anno nei mass media per fare disinformazione sul pubblico. Ecco, il professor Ramstorff nel suo webinar illustra poi molte fake news che io però non ho trovato utile tradurre per non dare loro un'eco aggiuntiva. Più utile a mio avviso appunto stare a tradurre informazioni corrette diffuse dal professor Ramstorff. Quindi in buona sostanza questo è quanto vi ho raccontato in questo
podcast Ocean Circulation, Tipping Points and the Public Climate Debate. Se volete espandere il tema, il link lo trovate in descrizione, sarete catapultati al blog Mio Radar, dove troverete una traduzione e una sintesi in italiano della conferenza gratuita, proveniente da YouTube, del professor Ramstorff. Appunto, Ocean Circulation, Tipping Points and the Public Climate Debate. Quindi o vi fruite questo podcast che ve l'ho sintetizzato, o andate sul mio blog e vi scorrete e leggete la traduzione e sintesi in italiano, oppure sul mio blog vi ascoltate il webinar, conferenza in inglese, in cui praticamente il professor Ramstorff vi racconta tutto, però in inglese. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.